A voi telespettatori ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Super TV Oristano. Oggi in primo piano la politica. Torna al completo la giunta Luzzu. Sentiamo i dettagli nel servizio. Torna al completo la giunta comunale di Oristano. Entra il nuovo assessore Carmine Murru. Seguirà politiche sociali e abitative. La nomina è stata formalizzata oggi 9 settembre dal sindaco Andrea Luzzu dopo che Francesca Lui aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico per motivi personali e professionali. Ringrazio l'assessore uscente Francesca Lui per l'eccellente lavoro svolto in un settore delicatissimo perché è quello che più ha diretto contatto con i reali bisogni della gente, ha dichiarato Luzzu. Sono certo che con il necessario sostegno della giunta, del consiglio e degli uffici, il nuovo assessore saprà gestire l'assessorato con altrettanta sensibilità e scrupolo. Carmel Murru, 25 anni, oristanese, è laureata in scienze dell'alimentazione. Alle ultime elezioni amministrative era candidata nella lista di Forza Paris. Mauro Solinas propone con Forza Paris un assessore che potrà forse intercedere per risolvere i problemi interni al mondo della Sartiglia. Sentiamo. Mauro Solinas ad Oristano, in qualità di comandante in capo delle truppe di Forza Paris, applicando il fermo cipiglio di quello regionale, il generale Gianfranco Scalas, nel comune capoluogo ha assestato un colpo degno della migliore strategia. Con una sola mossa sostituisce in giunta la dimissionaria Francesca Lui, che per motivi di lavoro lascia l'assessorato ai servizi sociali, e per la sua sostituzione indica Carmen Murru, laurea in scienze dell'alimentazione, che gli annali ricordano anche come amazzone partecipante alla Sartiglia. Non solo una indovinata sostituzione al femminile, ma anche con una diretta protagonista della giostra equestre che in questi tempi di polemiche non guasta. Il sindaco Andrea Luzzu è deciso a cogliere la palla al balzo e non esiterà a chiedere una mano al neo assessore per dirimere i contrasti tra cavalieri e fondazione che finiscono poi con il coinvolgere anche il comune. Il clima dovrebbe quindi stemperarsi e questo nel momento in cui sono imminenti le prove per la prossima Sartiglia, con il nodo urbanistico e giudiziario non sciolto riguardante la posizione di diverse scuderie. Grave incidente si è verificato ieri sera a Torre Grande lungo la strada che porta al Porticciolo. A causa di una probabile mancata precedenza, un uomo in sella a uno scooter sarebbe stato urtato da un'auto finendo su una seconda vettura che percorreva la carreggiata. Caduto rovinosamente sull'asfalto, l'uomo è stato trasportato al San Martino d'Oristano in codice rosso. Sembra essere stato identificato l'uomo morto a causa della caduta in acqua dallo scoglio del Genovese a Sarchitto nella marina di Cuglieri. Ancora nessuna denuncia di scomparsa, ma dopo aver passato al setaccio le strutture ricettive della provincia, pare che a mancare sia un uomo di origine russa che alloggiava in una struttura di Porto Alabe. Ci si continua a chiedere che ruolo abbiano avuto i fucili ritrovati nelle campagne di Assolo. La tranquillità della Marmilla non è comunque minata dai fatti di cronaca. Sentiamo. Fa discutere e preoccupa il ritrovamento nelle campagne di Assolo di due fucili trattati, come si usa in gergo, uno con la matricola Brasa e l'altro a canne mozze per essere più potente e micidiale. Per capirne un uso recente occorrerà attendere i risultati delle analisi sulle armi affidate dalla Procura della Repubblica di Oristano ai laboratori del RIS di Cagliari. L'interrogativo principale è se entrambi i fucili siano stati utilizzati nel recente duplice omicidio di Ruinas, dove nelle campagne del paese vennero uccisi Carmelino Marceddu e Pietro Secci, entrambi ottantenni. Le indagini non hanno ancora prodotto risultati utili e si ritiene che per l'occasione a far fuoco siano state due persone utilizzando altrettante armi. Per questo le analisi su quelle ritrovate sono importanti anche in relazione non solo al duplice omicidio di Ruinas, e si può dire che la tranquillità della Marmilla non è stata minata da questi fatti, certo da non collegarsi al quotidiano che anima queste popolazioni che guardano comunque altrove, più avanti, attraverso una molteplicità di eventi culturali, a Villa Verde, Nureci, Baradili, per esempio, senza dimenticare quelli delle altre comunità.
Anche i cacciatori di Sardegna della base di Abasanta hanno contribuito al ritrovamento del corpo di Elisa Pomarelli, la donna di 28 anni uccisa a Piacenza da Massimo Sebastiani. L'uomo, un operaio di 45 anni, era stato visto in compagnia della giovane durante un pranzo in una trattoria della zona. Aveva poi fatto perdere le sue tracce. Alcune telecamere testimoniano il momento dell'uccisione della donna. Voltiamo pagina. Un uomo ha tentato il suicidio nel carcere di Massa, ma la situazione anche nella casa circondariale auristanese è critica per detenuti e personale. Sentiamo. Sintomatico della situazione di precarietà da tempo lamentata anche nel carcere auristanese di Massama, il fatto è avvenuto venerdì scorso quando un detenuto ha tentato il suicidio. Proprio di recente era giunta la denuncia di Maria Grazia Caligaris, presidente dell'Associazione Socialismo Diritti e Riforme, riguardante il numero delle presenze ormai giunto al limite massimo. Malessere che tocca a tutti, nessuno escluso, a partire dai carcerati per arrivare al personale penitenziario. È stata proprio una guardia a soccorrere l'uomo che aveva deciso di togliersi la vita, sentendo un rumore sospetto è subito accorsa per evitare il peggio ed ha allertato i soccorsi. Una tempestività, ha commentato il segretario generale della Sardegna della UIL di settore Michele Cireddu, inversamente proporzionale rispetto a quella dei vertici dell'amministrazione che ancora non hanno assicurato gli interventi strutturali per rendere più agevole il lavoro degli agenti, così come latitano gli interventi organizzativi che potrebbero determinare il medesimo risultato. Caso eclatante, la mancata realizzazione di un protocollo d'intesa locale per garantire diritti e regole certe per tutto il personale. Ci spostiamo a Milis. Il comune mette mano alla toponomastica viaria. Sentiamo i dettagli. È bastato un semplice post pubblicato su Facebook per scatenare il putiferio. Questa volta a finire sul banco degli accusati è stata la delibera dell'amministrazione comunale di Milis atta al rinnovo della toponomastica viaria. Secondo molti osservatori, il futuro processo di revisione porterà alla distruzione della storia del paese. Insomma, una decisione un po' azzardata. Per questo motivo, i cittadini sono sul piede di guerra e non accettano questa situazione. La replica del sindaco di Milis, Sergio Vacca, non si è fatta attendere. In realtà non possiamo parlare solo di due delibere recenti, ma il processo è cominciato nel dicembre 2017. Perché? Il problema che gli uffici hanno posto è stato quello della variazione nella toponomastica numerica, nel senso che nel tempo vi sono vie che portano due volte lo stesso numero, numeri che mancano, eccetera, per cui si è creato un problema piuttosto rilevante anche nella distribuzione della posta. Gli uffici quindi hanno perorato la causa perché si venisse a capo di tutto questo problema. Che non è un problema soltanto di Milis, è un problema di tantissimi altri centri, ivi compreso Oristano, per esempio. Me ne parlava recentemente il sindaco di Oristano, anche loro metteranno mano alla toponomastica numerica. Per cui si è attivato appunto questo processo di modifica della toponomastica numerica. Diciamo che questo processo è nato sostanzialmente agli inizi del 2018 e ho fatto una valutazione sulla possibilità di ricordare i sindaci del dopoguerra che tanto si sono spesi per la ricostruzione economica del paese nell'immediato dopoguerra. E tenuto conto anche di un aspetto che è tutt'altro che secondario. La modifica del numero equivale in qualche modo alla modifica della via. La prefettura di Oristano non ha disposto la sospensione dell'efficacia della delibera. Il prefetto scrive, si fa riferimento alle note, si chiede l'autorizzazione per procedere alla variazione della toponomastica di alcune vie del centro abitato di codesto comune sulla scorta delle deliberazioni della giunta del 20 giugno e del 22 luglio scorsi. A tale proposito, ferma restando la primaria competenza delle autorità comunali riguardo alla valutazione sulla
opportunità di modificare l'intitolazione delle vie cittadine, si ritiene comunque opportuno di fornire alcune indicazioni emerse nel corso dell'istruttoria all'uopo avviata. Infine, il sindaco ha rivolto un messaggio chiaro ai suoi concittadini. Vorrei evidenziare che l'iter procedurale non è ancora terminato. Noi forse avremmo potuto, come dire, in precedenza consultare tutta la popolazione, però ricordo che noi abbiamo parlato con una serie di esperti di cosmilesi. Mentre abbiamo sospeso l'intitolazione delle vie, la procedura per la modifica dei numeri parte, perché questa è assolutamente obbligatoria. Procederemo con una consultazione popolare, nel corso della quale, riprendendo anche alcune delle nostre ipotesi, presenteremo quello che noi riteniamo possa essere l'impianto definitivo. E a questo punto chiaramente ci confronteremo appunto con il cittadino, il quale già si è espresso, e di questo veramente lo ringraziamo. Ringraziamo i cittadini che hanno, come dire, manifestato il loro pensiero nelle forme, nei modi, questo è un altro discorso, ma il ringraziamento al cittadino è assolutamente doveroso. Si chiama Manuela Cucu, la vincitrice del premio Antonello Pinna 2019. Vi auguro di poter essere sempre generosi e onesti e forti e liberi e di combattere le ingiustizie sociali, di puntare in alto e perseguire i vostri sogni più ambiti. Sono state le parole che il professor Graziano Pinna, associato alla University of Illinois di Chicago, ha pronunciato durante la premiazione dell'Antonello Pinna Merit Award 2019. In collegamento via Skype ha seguito la cerimonia mentre erano presenti il sindaco di Oristano Andrea Luzzu e il commissario della provincia di Oristano Massimo Torrente. Vincitrice del premio, che consiste in una borsa di studio del valore di 3.000 euro, è stata la studentessa Manuela Cucu di Sedilo, neodiplomata del liceo scientifico Mariano IV d'Arborea in sede di Ghilarza. Secondo arrivato con un assegno di 1.000 euro è invece Mattia Capotosto di Gaeta, ma residente a Oristano fin da piccolo e diplomatosi nel liceo classico De Castro. La menzione di merito è andata a Michele Deiana del liceo scientifico di Oristano. Ben 16 attestati di partecipazione sono stati attribuiti infine agli altri studenti che sono stati finalisti nella selezione. Un folto pubblico ha assistito alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti venerdì sera nel Chiostro del Carmine, sede del Consorzio 1. Con il suo intervento, Graziano Pinna, nell'esortare i giovani studenti ad assecondare i loro sogni e le loro aspirazioni, ha anche ricordato uno dei cardini del bando di concorso, la partecipazione ad opere di volontariato. Fattore di esclusione, invece, l'attività di bullismo, un tema che sta molto a cuore al professore, perché è associato a condizioni psichiatriche quali elevata depressione e nei casi più gravi anche il suicidio, argomenti che egli studia a Chicago con le sue ricerche. Passiamo ad un altro argomento. Sabato 6 settembre è stato inaugurato il nuovo palazzetto dello sport di Oristano. Tantissime le persone che hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport di Oristano, che si è svolta sabato 6 settembre. A tagliare il nastro tricolore intorno alle ore 17:30 è stato il primo cittadino oristanese, Andrea Luzzu. Presenti autorità civili e militari. Il parroco della chiesa di San Giuseppe, Monsignor Tonino Zedda, ha benedetto l'immensa struttura. Compiacimento traspare dalle dichiarazioni rilasciate dal sindaco Luzzu. Una struttura fondamentale per la città, per la provincia e penso per la regione, ma per tutto il movimento sportivo sardo. Sarebbe riduttivo pensare che una struttura del genere serva a Oristano. Serve a tutti e penso che sia un inno allo sport. Come ho detto in altre occasioni, abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, sinceramente l'abbiamo gettato perché era una scommessa, non ci credeva nessuno che potevamo inaugurare il palazzetto in tempi così brevi. Ci siamo riusciti per Oristano, città europea allo sport 2019, ci siamo riusciti con un quadrangolare con la Dinamo e penso che sia una bella soddisfazione, mi auguro che vada tutto bene. Subito dopo il fischio di inizio per il quadrangolare di basket, in campo anche la Dinamo Sassari.
Si svolgerà il prossimo 15 settembre dalle ore 8 l'esposizione nazionale canina della Sardegna di Oristano, organizzata dal gruppo cinofilo oristanese Sergio Lappi nel parco di Cirras nel comune di Santa Giusta con il patrocinio del comune stesso. Durante la giornata ci sarà una dimostrazione pratica delle attività dell'unità cinofile della Polizia di Stato. Sarà inoltre presente l'Associazione Amatori del Cane Fonnese. Il 13 settembre alle 20.30 nel giardino del museo in via Santeru a San Verominis sarà proiettato il film L'uomo che comprò la luna del regista oristanese Paolo Zucca, che sarà gradito ospite e nel corso della serata incontrerà gli spettatori. L'iniziativa in collaborazione con la Proloco rientra nel calendario di Altri Mari 2019. E questa è l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. Vi ricordo che potete contattarci all'indirizzo redazione @supertvoristano.it o sulla nostra pagina Facebook. Grazie, siete stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi.